Mondo Futsal, quarta stagione, ci avviciniamo alle feste, ma è ancora tempo di incontri, di match, di calcio a 5 e di tante emozioni che ovviamente come ogni sera, ogni settimana vi raccontiamo. In compagnia innanzitutto di Tiziana Pitton. Buonasera. Buonasera, ben trovata Tiziana. Allora, questo venerdì sera al Pala Bianchini, com'è stato Stefano? Sicuramente la partita più bella di tutta la stagione. Il Latina ha dato spettacolo, non ha praticamente mai rischiato di andare sotto contro una squadra come l'Acquedotto che quest'anno è davvero in grande difficoltà. Anche il cambio di allenatore ha sicuramente pesato le sorti della squadra dei fratelli Chilelli. Il Latina è andato facilmente in vantaggio e poi quando ha preso il largo ha fatto vedere delle grandissime giocate. Tra Gimenez e Maina si sono viste dei gol e degli scambi davvero spettacolari, soprattutto un gol particolare di Maina che è andato a segnare di tacco sotto la traversa. Veramente il Pala Bianchini ha applaudito per minuti. Roberto, cosa aggiungere all'analisi che ci ha fatto Stefano? L'analisi c'è poco da aggiungere, mi sembra una partita che non ha avuto storia sin dalle prime battute e quando il Latina mette la marcia giusta in casa diventa incontenibile. Daniele, un Latina che va, ve le spiegate, però lì davanti non si fermano. Non si fermano, l'importante è comunque mantenere il passo, restare lì, agganciati, non perdere terreno perché poi lo si vede, andare a rincorrere. Diventa sempre più difficile, anche se io spesso ho sempre detto è meglio rincorrere che essere rincorsi. Per cui Latina, secondo me, lo vedremo ancora di più nella seconda parte del campionato e soprattutto dopo la pausa natalizia vedremo questo Latina che andrà a ottenere quello che vuole. Volevo chiamare in casa anche i nostri ospiti, che comunque sono degli addetti ai lavori che conoscono bene la situazione. Partiamo proprio dal mister Cardillo. Latina, per esempio, sabato ha questo impegno difficile ad Albano. Vista la distanza rispetto alla vetta, possono essere già partite decisive queste? Assolutissimamente no, il campionato è ancora lungo, anche se io penso che il Latina alla fine verrà fuori perché comunque ha un ottimo organico, è un grosso allenatore e dalle immagini che vedo di solito penso che sia anche la squadra che giochi il miglior calcio a 5 dell'intero campionato. Poi ha delle individualità come Maina che sono superiori alla media, quindi per cui penso che alla lunga il Latina riuscirà a raggiungere il sogno della Serie A. Ottimista anche Matteo Viglianti? Vista pure venerdì sera la partita, è una squadra che secondo me può ottenere gli obiettivi prefissati all'inizio stagione, quindi una promozione la può ottenere. Roberto, questo Maina può fare la differenza quest'anno? Forse il suo anno migliore? Uso una battuta, ma è pagato apposta. Questi sono giocatori che tecnicamente devono fare la differenza. Lucas Maina è uno di quei giocatori che fa la differenza, magari in altri periodi, in altri anni non è riuscito a farla appieno, un po' per malanni fisici, un po' per qualche altro problema, e adesso invece mi sembra che sta in uno stato di forma ottimale e credo che sia il giocatore, appunto, sempre è una cosa scontata, lui e Gimenez sono quelli che devono fare il salto di qualità a questa squadra. Prima di tutto facciamoci raccontare questa partita da mister Cardillo. Cosa è successo? Beh, è successo che forse siamo entrati in campo leggermente convinti di vincere, anche se conoscevamo perfettamente le potenzialità del Pontina Futsal, una squadra, devo dire, molto molto quadrata, una squadra molto esperta, che fa delle ripartenze l'arma micidiale. Noi eravamo preparati a tutto ciò, avevamo fatto un ottimo primo tempo dove Rispoli, il portiere del Pontina, ha tenuto a galla la sua squadra, abbiamo avuto almeno quattro occasioni, abbiamo colpito una traversa, un palo e un'occasione costanziale a porta vuota, addirittura il portiere a terra è scivolato sulla palla e ha messo la palla fuori. La prima palla che abbiamo sbagliato sulla tre quarti, ai 20 metri, al 27esimo, primo tiro in porta, hanno fatto il gol. Siamo rientrati nello spogliatoio convinti comunque che stavamo facendo una grossa gara e la stavamo facendo. Purtroppo le condizioni meteo sono peggiorate, il palazzetto si è ulteriormente bagnato, quindi il parquet era molto scivoloso. Per una squadra come la nostra, è una squadra poco fisica, che gioca molto in pressione, con
quasi tutti i giocatori piccoletti, non trovavamo gli appoggi giusti. Nel giro di 4 minuti il Pontina 3 ripartenze, 3 gol. Poi abbiamo subito l'espulsione di Simeone, siamo calati mentalmente, anche se abbiamo sbagliato 2 tiri liberi. Rispoli si è reso protagonista di almeno 4 interventi a tu per tu con i miei giocatori. Altre 2 ripartenze alla fine ci hanno punito. Forse troppo immeritatamente, però loro hanno fatto la loro partita, sono venuti a scauri consapevoli che comunque stavano giocando con una squadra che in questo momento fisicamente sta molto bene, e hanno fatto la loro partita di grosso sacrificio, vi ripeto, giocatori espertissimi, per cui hanno saputo attendere il momento giusto e ci hanno colpito poi nei momenti topici della partita, hanno colpito e hanno fatto male come uno scorpione. Era una gara segnata in qualche modo, no? C'era un po'... No, segnata no, perché ripeto, avevamo iniziato anche abbastanza bene, c'era una bella cornice di pubblico, avevamo iniziato bene, avevamo trovato il gol dopo 10 minuti, avevamo avuto tantissime occasioni per raddoppiare. Il secondo tempo siamo calati forse mentalmente, perché forse avevamo speso tanto il primo tempo, e purtroppo avevamo recuperato Saviano, il portiere, ero senza portiere, avevamo recuperato Saviano che ha giocato grazie a un'infiltrazione, altrimenti eravamo senza portieri. C'è stata una concatenazione di cause che hanno portato al risultato finale. Adesso non voglio appellarmi a niente in particolare, anche la direzione arbitrale non è stata molto equa, e ho visto l'arbitro leggermente prevenuto nei nostri confronti, non accettava il dialogo, non accettava nessun tipo di spiegazione, non dava nessun tipo di spiegazioni. Forse dovuto al fatto che, diciamo, il tifo, tra virgolette, dei nostri sostenitori era leggermente turbolento quella partita. Però voglio dire, alla fine dobbiamo dare giusto merito alla Pontina che ha vinto la partita in modo meritato, con pieno merito. Ecco, prima di dare spazio ai colleghi per le domande che sicuramente hanno già pronte, partiamo un po' più da... facciamo qualche passo indietro. Progetto Scauri, come nasce e soprattutto dove vuole arrivare? Allora, il progetto Scauri è nato innanzitutto dalla volontà di alcuni ragazzi, di alcuni amici, per l'esattezza 3, Cardillo, che non sono io, Martone il presidente, Bonomo il direttore generale, di formare una società giù a Scauri. Sono stato contattato l'anno scorso perché loro avevano già fatto un campionato di Serie D ed erano arrivati terzi. Sono stato contattato per avviare questo progetto, perché loro vogliono creare, diciamo, un polo dopo la scomparsa del Minturno, dei famosi brasiliani. Volevano creare un attimino un polo che raggruppasse un po' tutte le varie società che ci sono nel nostro comune. Pensi, nel nostro comune ci sono almeno 6 società di Serie D, secondo me non ha senso, perché c'è una dispersione di uomini e di mezzi notevole per un comune di solo 15.000 abitanti. E hanno creato questa società, sono riusciti ad avere l'uso del Pala Borrelli, che è la tenso struttura che è a fianco del Palazzetto dello Sport. Hanno creato, un grosso movimento, probabilmente una società come la nostra ha almeno 30-40 sponsor, piccoli sponsor ovviamente, ma almeno 30-40 sponsor, hanno rifatto il look al palazzetto. Adesso noi giochiamo mediamente con 150-200 persone che vengono a vederci, hanno creato... E sono stato contattato, come dicevo, l'anno scorso per avviare questo progetto. Sono arrivato, io ero alla città di Formia, sono arrivato a Scauri, abbiamo rifondato la squadra con tutti i ragazzi locali, il primo anno abbiamo vinto il campionato di Serie D e quest'anno ci eravamo imposti il fatto che dovessero comunque giocare o far parte della nostra squadra elementi principalmente locali. Non abbiamo persone, abbiamo solo 3 ragazzi che vengono da Mondragone, ma già facevano parte del vecchio gruppo, per cui siamo partiti con una squadra molto molto giovane. Noi abbiamo penso una delle età medie più basse di tutto il campionato, e stiamo portando avanti questo progetto principalmente con tecnici e comunque con giocatori locali. Devo dire, stiamo andando oltre alle più rose aspettative, perché noi avevamo pronosticato un campionato tra il settimo massimo quinto posto, non pensavamo assolutamente di poter competere con il Ceriara, con la Century, con le 2 di Fondi, col Città di Cisterna.
piano piano abbiamo visto che comunque la nostra intelaiatura non era molto molto più debole delle altre. E poi l'appetito viene mangiando, no? Diciamo che l'appetito viene mangiando, diciamo che adesso stiamo giocando anche sull'ali dell'entusiasmo, perché comunque andare a Ceriara, a vincere Ceriara, battere il Città di Cisterna, superare il Gaeta, il Terracina, società che comunque hanno più storia della nostra, stiamo lavorando sull'ali dell'entusiasmo. I ragazzi, si è formato un bel gruppo, i ragazzi ci credono, si allenano costantemente, cioè sono sempre presenti agli allenamenti, tenendo presente che è una società che non dà stipendi, quindi lo si fa tutto in maniera molto molto dilettantistica, si è creato questo entusiasmo, per cui dobbiamo essere bravi a cavalcare le ali dell'entusiasmo. Mantenere questa andatura. Daniele. Mister, tornando un attimo alla battuta d'arresto, la prima casalinga si perde l'imbattibilità stagionale tra le mura di casa proprio del Pala Borrelli. Ma ci sono analogie con la sconfitta patita sempre con una grande del girone, che a quel punto, quella volta fu la Virtus Fondi, lì a Fondi, o è una sconfitta che ha un altro aspetto, nasconde altri aspetti? No, è una sconfitta sicuramente che ha un altro aspetto, perché ti faccio un parallelo. A Fondi abbiamo probabilmente perso per troppo timore reverenziale. Siamo scesi in campo con troppo timore reverenziale, perché comunque la Virtus Fondi era la squadra pronosticata tra le vincitrici, perché avevamo fatto un amichevole d'inizio campionato dove ci avevano dato una grossa lezione di calcio. Siamo entrati in campo forse troppo condizionati, ma in maniera negativa. Invece questa volta eravamo entrati in campo con troppo entusiasmo, c'era troppo entusiasmo e tra i dirigenti e tra noi gruppo di giocatori e tecnici. Eravamo convinti di vincere la partita e di staccarci in testa, comunque di mantenere quest'altra settimana di, tra virgolette, di gloria calcistica. Non vedo analogie, anche perché a Fondi giocavamo un buon primo tempo e poi siamo calati fisicamente nel secondo. Sabato abbiamo fatto comunque una bella gara, ripeto, il risultato è troppo largo, non veritiero. Troppo severo. Stefano. Mister, partendo dalla posizione in classifica, intanto la domanda è: questo Scauri darà filo da torcere alle pretendenti per il titolo fino alla fine? E poi vedendo la posizione, opererete sul mercato, farete qualche cambiamento o si rimane con gli stessi, con la stessa rosa? Probabilmente rimaniamo con la stessa rosa. Il nostro grosso problema è che per ampliare la rosa o per prendere il giocatore che ci possa far fare il salto di qualità bisogna andare fuori. Non abbiamo nel nostro circondario adesso non c'è un giocatore che possa farci fare il salto di qualità. Ovviamente se si dovesse comunque aprire uno spiraglio per rinforzare la rosa, ben venga. Per il momento rimaniamo così. Per la prima domanda, noi contiamo di stare, il nostro obiettivo è, senza falsa modestia, il nostro obiettivo è arrivare tra il settimo e il quinto posto. Io penso che alla fine chi si giocherà veramente il campionato, la Century, la Virtus e la Ginnastica, noi ce la giochiamo col Pontina, col Ceriara, col Città di Cisterna. Proprio di questo Pontina cosa dobbiamo dire? Praticamente la Mazza Grandi ha battuto tutte le più forti e le ha battute tutte fuori casa. Sì, è una squadra, ne parlavo con il loro mister, è una squadra che in casa non riesce ad esprimere il potenziale che ha, perché probabilmente gioca su un sintetico, mi hanno detto, con un manto erboso molto rovinato, un campo molto grande, 20-40, e probabilmente non riescono a coprire bene il campo, perché sono giocatori di esperienza, però leggermente meno rapidi rispetto alle altre squadre che abbiamo incontrato fino adesso. Fuori casa invece hanno una bella zona difensiva e riescono a sfruttare appieno le ripartenze. Poi hanno un pivot davanti, Bizzarri, che è molto molto tra virgolette fastidioso per le difese avversarie, perché protegge molto bene la palla e riesce a far salire gli esterni. Infatti i gol che abbiamo preso sono venuti tutti da sponde con Bizzarri che metteva gli esterni davanti alla porta. Daniele, volevi aggiungere qualcosa? Mister, rapidamente, prima di andare in pausa, poi riprenderemo una seconda parte. Sconfitta, adesso che cosa può cambiare? Come si riparte con testa? Soprattutto perché proprio in settimana c'è questo recupero contro la Ginnastica, se non vado errato. L'anticipo. L'anticipo, tra l'altro.
Quindi questo grosso appuntamento, poi lo Scauri come prepara questo rush finale prima della sosta natalizia? Allora, noi ritorneremo in palestra già da stasera a lavorare come se nulla fosse successo. Ovviamente dobbiamo analizzare un attimino gli errori che ci sono stati, ma con l'entusiasmo di sempre, ripeto, non è cambiato assolutissimamente niente. Noi non dobbiamo comunque, sapevamo perfettamente che non potevamo strappare il campionato, sappiamo perfettamente che probabilmente non possiamo vincere il campionato per il roster che abbiamo, non siamo ancora competitivi ai massimi livelli. Quindi niente, la ricetta giusta è lavorare in palestra, lavorare come abbiamo fatto, come continueremo a fare, e niente, giocare partita per partita con il massimo rispetto degli avversari, come abbiamo sempre avuto, ma senza nessun timore. Ma io volevo chiamare in causa Roberto Martin, un'idea sui verdetti emessi dall'ultima giornata in C2. Ma io credo che i verdetti, come dico sempre io, giornata 26, là si vedranno i verdetti veramente. Adesso credo che tutti vincono o perdono con chiunque. Parlavo proprio prima con Andrea Cardillo, lui naturalmente si è un po' mascherato, ma credo che quest'anno sia un campionato spiccatamente indirizzato verso il sud continuo, tra Scauri e le due fondane. E poi ci saranno alcune formazioni che cercheranno di inserirsi. Però credo fortemente in una grossa bagarra finale. Ecco mister, volendo ridare un'occhiata alla classifica, qual è la più forte secondo lei? Facciamo finta che lo Scauri non ci sia. Virtus versus Pondi. Anche se l'ho vista nel derby è leggermente in calo, però all'inizio mi ha impressionato molto molto, proprio per la qualità e l'intensità del gioco. Sono molto molto cattivi e molto fisici, cattivi tra virgolette nel senso agonistico, sì, li ho visti molto molto decisi, molto cattivi. È una squadra che veramente mi ha impressionato, a differenza del Ginnastica non ho visto il Latina, le altre sinceramente non mi hanno impressionato oltremodo, ma la Virtus sì. Bene, staremo a vedere allora se il parere del mister si rivelerà esatto. E con Matteo Vigliatti, innanzitutto partiamo da questa partita, insomma, che idea ti sei fatto tu? Iniziata un po' maluccio con l'infortunio anche del portiere. Avevamo il secondo Andrea Zappalla che veniva da due settimane non si allenava, anche lui dall'infortunio, quindi meno male, l'attunanti diciamo che ci siamo, ci stanno, anche se noi abbiamo giocato veramente non alla nostra altezza, anche se non siamo una squadra che partiva e vince il campionato, ma un gruppo d'amici che è partito per divertirci. State rispettando quelle che erano un po' le aspettative? Sì. Non dobbiamo andare là. Salire in C2, divertirci, fare un campionato discreto senza sfigurare. Tiziana? Sì, volevo chiedere a Matteo come va questa collaborazione con Fabrizio Crispoli. Alla grande. Questa convivenza. Alla grande, sì. Sentiamo tutti i non giorni. Non discutete no, mai? No, mai. Ok. Ognuno ci dividiamo bene i compiti e senza nessun, ci scontriamo mai, ecco. Roberto, come la vedi tu questa coppia? L'ho formata apposta, appunto. La strana coppia oserei dire, un po' come Nicholson e Lemmon, insomma, queste coppie un po' particolari. Credo che entrambi abbiano una grossa passione e che si integrano per caratteristiche diverse, quindi credo che sicuramente questo gruppo di ragazzi si divertirà. Poi ovviamente i risultati hanno un'importanza secondaria, anche se è giusto che si vanno a allenare con l'ambizione di poter fare sempre meglio. Roberto Martin, c'era Tonino Capozzi che iniziava a fare qualche accenno sul mercato, c'è un po' di fermento sia in D che in C2, tu che ci dici? Sì, credo che il mercato è aperto da giovedì scorso e quindi ci saranno dei giorni di infinita passione, come sempre, tra chiacchiere, trattative reali e trattative da bar, quelle inventate sul momento solo per far vedere la sapienza. È troppo ermetico Roberto. Sì, a parte i dribbling di Roberto, vediamo se Daniele ci sa regalare qualche chicca. Dai. Vabbè, qualche chicca ormai la sappiamo, riguarda proprio il Città d'Oratorio, Città di Latina Oratorio, in arrivo Corbi, Merangoli e Rizzo, e in uscita Marino, che tra l'altro è approdato proprio nel Roccasecca, giocherà la prima gara
proprio nel turno di Coppa Provincia di Latina, che ci sarà tra mercoledì e giovedì, dislocati così gli incontri. Parteciperanno 8 squadre per girone, suddivise in base a accoppiate più che altro, in base a un ordine geografico ben preciso per non troppo stravolgere i piani. Poi ci sono qualche altro movimento, la SIS ha piazzato forse il giocatore più importante per questa categoria, che è parente proveniente dalla Mirafin. Poi ci sono altri movimenti, però Roberto Soldà alla Cimil, che tra l'altro ha fatto l'esordio nella vittoria proprio della Cimil in casa della Sisse Impianti, e però Roberto, che è stato troppo ermetico, è vero, perché poi alla fine, come al solito, qui stiamo parlando di un campionato provinciale, si nascondono tanti nomi che poi alla fine non è il caso di dirlo, perché poi la vera trattativa reale ci passa poco, per cui aspettiamo ancora qualche ora, anche se poi qualcosa già è ben definito. Cioè, gli sembrano fatti in alcuni casi. Volevo chiudere il discorso relativo al girone A, chiedendo a Matteo un commento sulla classifica. Qual è la sorpresa secondo te, qual è invece la delusione magari di questo raggruppamento? La delusione è Città di Latina Oratorio. La sorpresa forse è Latina Scalo Cimil, che anche il risultato di sabato 3-2 con la SIS, penso che non si aspettavano pochi, visto la corazzata SIS in Pianti, che non aveva perso manco una. E c'è un avversario dal quale ti aspetti magari un exploit a strada facendo nelle prossime settimane? Roccasecca. Secondo te Roccasecca può uscire alla distanza, insomma? Sì, perché visto pure sabato contro di noi, sabato scorso, abbiamo maggior repari. Ecco, allora forse gli è mancata un po' di cattiveria per nel chiudere la partita. Se anche ai punti vincevano, meritavano molto loro, perché hanno tirato di più in porta, noi siamo stati bravi nel ripartire, anche se su 2-1 ho sbagliato dei gol con i nostri pivot davanti al portiere. Loro sono stati bravi a raggiungere la partita anche facendo segnando. Vai Daniele. Continua con il cammino incontrastato l'Olympic Marina, alle sue spalle comunque restano e tengono bene soprattutto la Vis Fondi, ma anche l'Old Ranch, che torna al successo fuori casa sul campo ostico della Don Bosco Gaeta. Dietro vedo molto bene invece questo Real Terracina e anche tra l'altro la Virtus Spigno, anche se giocare contro una formazione come il Ventotene e conquistare punti non è impresa difficile. Grazie, perfetto Daniele. A questo punto è il momento di una rubrica Scalini. Allora andiamo con la sigla della rubrica di Stefano Scala. Vai Stefano. Beh, è stato un weekend abbastanza emozionante, molte sorprese. La prima è quella della Serie D, quindi mettiamo sopra la Latina Scalo. È stata una squadra che riesce a battere in trasferta un quintetto come quello della SIS, va sicuramente elogiata. Ha riaperto questo campionato e molti già pensavano fosse finito, fosse in mano della SIS, invece questo grande 3-2 dei ragazzi di Marracino ha sicuramente fatto capire che questa squadra può davvero ambire alla promozione. Andando in C2 abbiamo già parlato della Pontina, una squadra che continua a sorprendere soprattutto in questi scontri di alta quota, riesce a rendere al meglio fuori casa e l'ha dimostrato ancora una volta con lo Scauri. E sopra mettiamo anche la Century, che comunque è la quarta vittoria di fila, inizia a avere un'entità, soprattutto inizia a avere una mentalità del carattere, e adesso sabato prossimo c'è la sfida con la Virtus Fondi, che darà le risposte che in società stanno aspettando da qualche tempo. Giù invece bisogna mettere l'Oratorio, 10 punti in classifica sono pochi, anche se ha perso degli elementi importanti nelle partite come quella con il Roccasecca, bisogna rientrare in gara, invece è stata addirittura un primo tempo da dimenticare. Giù anche il Cisterna, doveva reagire dopo la sconfitta col Ceriara, questo momento difficile, invece addirittura è andato a perdere 5-0 in casa di questa San Giovannese, che si è ripresa improvvisamente. Roberto, cosa aggiungiamo? Di
anticipato nelle ultime parole, io avrei proprio evidenziato questa ripresa netta della San Giovannese. Il tecnico Gasparri penso che abbia iniziato la strada del recupero e credo che alla fine raggiungeranno l'ambita promozione. Per quanto riguarda il mercato, ti faccio solo una postilla, c'è annunciato qualcosa di grosso in casa Igor Sapria. Però ci lasci così, in sospeso. Certo. Va bene, aspetteremo una settimana, Tiziana. Misterioso, vedremo, sì. Insomma, cosa faremo, si vedere. Mister Cardillo invece la ritroveremo magari tra qualche mese a festeggiare cosa? Una meritata salvezza. A proposito di slalom e dribbling, Allora festeggiamo due, una bella bracciata in quel di Gamberoni, in quel Descauri, e questo vai. Questo è un argomento che ci piace. Molto ci piace. Invitato anche Domenico Ippolichi e tutta la redazione, straordinario. Bene, abbiamo combinato. Perfetto, benissimo.